Buongiorno, buongiorno, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Rieccoci partito, sono le 8:30, adesso mi sparo 7 km per andare fino a Parenzo. Povrezz! Fa già caldo, oggi volevo mettermi i scarponcini perché oggi dovrei avere tutto sterrato e non ho portato le calze, quindi infradito e via. Mamma mia, ho alzato un po' la sella anche, speriamo di aver fatto bene la cosa, perché c'ho una palla che mi fa male, forse dovrò abbassarla un po' di nuovo. Va bene, dai, facciamo qualche chilometro e via. Il campeggio, piazzolina con la tenda, 12,50 € per una notte, non male. Bene, allora, Parenzo è qua sulla mia sinistra, manca 2 km per il centro di Parenzo e non riesco a trovare ancora le indicazioni per la Parenzana. Là c'è Parenzo Nord, vediamo se magari si prende da là. Allora, ho lasciato la statale perché è trafficata e girare sul bordo strada con le macchine che ti corrono non è semplice. Adesso ho preso questa deviazione, speriamo che mi si congiunge sulla Parenzana. Ancora non ho visto nessun tipo di cartello che mi indica la ciclabile. Vabbè, vediamo se qua c'è qualcosa. Progetto Europa, no, parla di tutto ma tranne che di Parenzana. Vabbè, tutte salite sono, vabbè, e non mi sono neanche messo sulla Parenzana, speriamo bene. Ho abbassato di nuovo la sella perché incominciava a farmi male la gamba e vediamo adesso se va bene. Mi ritrovo una strada che non so neanche dove sono, sta Parenzana famosa ma indicazioni ancora non ne ho visti. Ho visto dei numeri delle ciclabili, la Istra Bike, ma non ti dice dove va a finire. Il cellulare prende o non prende perché sono in mezzo a niente. Può essere un po' frustrante la cosa. Però vabbè, dai, ogni tanto passa qualche macchina. Va bene, dai, vado una salitona. Uff, che stress. Dai, che forse c'è qualche cartello. No, un'azienda vinicola. Mo, dove vado? Parenzo 8 km, 141. Là c'è house, appartamenti in affitto, Visi, Gnar. Ah, proviamo ad andare di qua. Ah, strada anche carina. Oggi trovare la strada giusta non è facile, come l'altro giorno, in sostanza. Allora, comunque vedo ciclisti che vengono giù di qua, andiamo via dritti e speriamo bene. Dai, prima o poi la troverò sta Parenzana, mi sta un po' snervando. Però il viaggio è anche questo, dai. Il sbagliare, il tornare indietro, però lo si affronta con più calma, no? Campi di lavanda, che profumo, ragazzi. Speriamo di non aver sbagliato strada. Devo trovare anche una fontana perché
sono senza da bere ormai, però si va avanti, le gambe reggono. Ma porca di quella porca, sono tornato dove ero prima. Madonna santa, che palle adesso. Sta parenzana mi sta rompendo un po' col coglioni, perché non c'è indicato niente, dovevo andare di qua e adesso mi ritrovo. Adesso dovrei farmi anche la salita di nuovo. Che palle. Dovrei averla azzeccata. C'è il paese Visinada, che è una delle stazioni della Parenzana, e Buie, che va in Italia. Adesso c'è il bivio fra 200 metri, dopo una salita naturalmente. E adesso l'umore è tornato alto, perché ho trovato la scritta che del paese che cercavo, Visinada. Oh là, quindi adesso troveremo la ciclabile. Però ti prendono dei momenti di sconforto, però è importante o fermarti un attimo oppure vai via piano piano e ci rifletti. Dai, stasera ce la facciamo, siamo a Muggia. Stasera mi mangio un gelato da Simone, me lo merito tutto. Allora, a parte il cretino che è arrivato con la Jeep in piena, questa dovrebbe essere la Parenzana. Ho visto due ciclisti tedeschi con le bici assistite, mi ha chiesto se era elettrica la mia, gli ho detto di no. Mi ha detto vai di qua, sempre dritto, arrivi a Trieste. Speriamo di averla azzeccata. Comunque è sterrato, questo sterrato è tranquillo, dai. Pensavo peggio. È che dovevo fermarmi a comprare anche da bere qualcosa. Sono senza niente. Vabbè, dai, troverò qualcosa. Primo dei ponti Sabadin, alto 20 metri e 64 metri lungo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, allora, qua doveva esserci una volta la stazioncina di Raccotole, che poi è stata dismessa. E lungo la Parenzana, a parte che è tutto sterrato, guardate, è tutta sterrata. Adesso ho visto due venire incontro. Questo spazio era la stazione, ormai non esiste più, e c'è anche un punto di osservazione, speriamo di trovarci una bella viperazza. Vediamo se si vede. È un po' trascurato qua, sinceramente. Allora, serpenti non ne vedo. Non mi trovo un bel viperone, ma vedi, neanche il panorama non si riesce a vedere. Forse riesco a farlo vedere dall'alto con la GoPro. Comunque, leggendo nei siti, nei vari informazioni che ho trovato, pensavo, cioè, è la ciclabile, una delle ciclabili più belle. E pensavo che fosse più frequentata, sinceramente. Qua ci sono anche dei tavolini. Comunque qua esisteva una stazioncina. Ah, c'è il paesino là sotto. Wow, adesso vi farò vedere un paesino. Qua ci sono dei posti per sedere. Ci sono le panchine.
Ah, ma pensa, guardate, c'è una fontana, magari mi farebbe anche piacere. Ah, c'è un posto per fare la griglia. C'è anche la corrente e c'è dell'acqua. Ah, è privata, è zona privata qua. Meglio non abusare. Guardate che paese che abbiamo lì di fronte. Spero che con la GoPro si veda, però il panorama è meraviglioso. Comunque sono contento di averla trovata. Comunque sì, viaggiamo in mezzo ai boschi, praticamente in mezzo alla natura passava il treno, quindi l'altro ieri meno male che l'ho sbagliata, perché sennò chissà dove mi perdevo con il buio e tutto. Però è bello che ci sono anche i cartelli informativi che ti dicono cosa c'era. Bene, proseguiamo il viaggio. Eh sì, prosegue! Fantastico, tutto questo sterrato mi piace. Adesso ho incontrato una famiglia di 3 bambini, padre e madre in bici. Bello, sicuramente avranno un'esperienza che li arricchisce. Ah. Comunque, dai, si va via bene. Finito lo sterrato e adesso c'è asfalto, siamo in mezzo a un bosco, fa un fresco, anche perché lì c'era il sole che scaldava. Devo dire la verità che adesso sto cominciando a vedere tanti turisti, solo adesso ne avrò visti altri 6, comunque tutti in coppia tendenzialmente. Comunque quanta storia che c'è su questa ciclabile. Era nata la Trieste Parenzo per portare sì gente, portare sì gente, ma anche merci. La gente andava al mercato, portava le robe a Trieste o a Parenzo e quindi c'erano le cose. Ciao! E quindi era scambi culturali, commerciali lungo questa linea qua. I panorami sono bellissimi, guardate l'uva qua. Dicevo, i panorami sono meravigliosi, ne vale veramente la pena sì fare un giro, sono contento di averla beccata. Ecco, sterrato, pezzo di asfalto, sterrato. Quello che manca è delle fontanelle, sarebbe bello avere anche delle fontanelle per riempire le borracce di acqua. Però va bene, dai. La bici sta diventando bianca, tutto sto sterrato. Il carrello è tutto a posto, solo la pompa qua è uscita. C'è la fascetta che la tiene, vediamo se riesco a fare così col lucchetto. Vediamo se facendo così la tengo bloccata. Tanto sto lucchetto non lo apro più perché ho perso la chiave, quindi per tenere la pompa va bene. Comunque in questo viaggio mi sono già venute delle idee per viaggiare in bici. Comunque per me carrellino tanta roba. Bene, continuiamo. Allora, siamo in un'altra stazioncina, la stazione di Montona, Montonv in sloveno. In croato, Max, in croato, sei in Croazia. Direzione Ressari stiamo andando ed ecco la stazioncina. Sopra c'è il paese. Siamo Montona, qua sono tutto il percorso della Parenzana.
e siamo a Monton, qua. Siamo a 114 metri di altezza, al chilometro 89, e questa è la stazioncina. Bellissima. Lassù c'è il paese. Allora, visto un paese meraviglioso, bel panorama. Allora, a un certo momento, adesso sono entrato dentro uno dei tunnel della ferrovia, era tutto buio. Ho acceso la luce, che l'ho fissato con le fascette tutta storta, non vedevo bene. E man mano che passavo si accendeva le luci. Hanno fatto il sistema a risparmio energetico per risparmiare sull'energia. Come dicevo, tu passi e si accendono le luci. Qua c'è il percorso e noi siamo poco meno della metà. Per 2,50 euro Radler al polpelmo. Bella ghiacciata. Bene, fatto anche il carico d'acqua. Oh, quella birra è andata giù, che un piacere, ne avrei bevuta un'altra, ma dopo la cabeza gira non è il caso. Comunque sono rientrato sulla Parenzana e mi sembra una strada abbandonata. No, ecco due ciclisti che stanno arrivando, però non mi sembrava che è molto frequentata sto pezzo. E vedi. Hello, hello, ciao. Ecco. Sì, mi sembrava che era abbandonata sto tratto e invece è frequentato. Bene, devono essere italiani perché il ciao era proprio ciao italiano. Comunque è meglio farla da Parenzo verso Trieste perché c'è più discesa. Adesso salita la sto trovando adesso un po', ma prima era tutto discesa. Ecco qua un altro cartello della Parenzana, vediamo cosa ci dice. No, è fondo della Comunità Europea. Io allora, sto pezzo deve essere un po' più trascurato perché sono pietre, sassi, qua va bene una mountain bike con gli ammortizzatori e le gomme tassellate. Sto andando in salita, non è una salita corta e pendente, è pendente ma lunga. Sono in prima, ho 6 marce e sono in prima e faccio fatica. È andata bene prima la pacchia tutta in discesa. Adesso non sali, scendi. Ebbene simularia, qua una roba incredibile, questi sali scendi mi hanno devastato veramente. C'era il caldo, avevo bevuto anche un litro d'acqua dopo la Radler, e veramente è una roba incredibile, però il paesaggio è meraviglioso, che dirvi. Un'esperienza veramente incredibile. Ah, un po' di discesa. Dura, ragazzi. Ho riempito un litro e mezzo mezz'ora fa. Sarà ancora poco meno di mezzo litro e sono in bosco. E c'è la salita che non è così, è così, ma è lunga, non finisce più. Andava troppo bene prima, però devo dirvi che è fantastico. Qua c'è qualche bestia, qualche cinghiale magari. Beh, mi tiro giù una maglia che è meglio perché almeno mi asciugo. A dopo. Ed ecco un altro ponte che attraverso. Certo che sono meravigliosi
Non, l'altezza non è tanto alta, saranno, non so, 15 metri, 20 metri, non ho idea. Però ammirando a destra e a sinistra si vedono dei posti, come dicevo, meravigliosi. E la mente corre nel passato. Pensate a quante storie ci saranno state su questo treno che faceva questo percorso. La gente che vendeva qualcosa, andava a visitare, chi lo sa quante storie. Ecco quello che resta di un'altra stazioncina, cioè niente, la stazione di Portole, e si continua a salire. Quando ero sotto ho visto un caseggiato in alto che mi sembrava una stazione, non vorrei che fosse quella, speriamo bene. Adesso entriamo nel bosco di nuovo, è bello perché è tipo di questi pini ed è una figata. E adesso va un po' meglio lo sterrato, però fino a poco tempo fa era tutto sassi, si andava veramente a passo d'uomo. Alto viadotto, tutto chiuso, ma si apre in teoria quando si passa, non so se vedete, ai brividi. Ah, c'è gente. Hello? Hello. Fai brevi di questo buio pesto. Però c'è le fotocellule che passano e si accendono le luci. Fantastico. Ecco, le batterie che alimentano la galleria, c'è il fotovoltaico là sopra e alimenta le luci quando si passa. Figo. Ah, qua c'è un viadotto, uno dei tanti. Come vedete non è ben battuto, ci sono questi sassi, però dai. La locomotiva sta arrivando! Altra stazione, credo che siano i resti di una stazione questa, ed è quella di Piemonte. Piemonte. Siamo a non la trovo, vabbè, arriverà, andiamo avanti. Credetemi, se adesso mi date una bici elettrica, l'accetto volentieri. Ma vorresti cedere alla tentazione della comodità della bici elettrica, ma invece no, devi continuare perché questa hai. Eh sì, amici, è stata veramente pesante. Però devo dire la verità, nonostante tutta la fatica che facevo nel pedalare, la cosa mi entusiasmava. Pensavo di trovare durante il percorso qualche bar, qualche cosa, qualche mercatino. Invece non c'è niente, è tutto sterrato in mezzo ai monti. Siamo a 180 metri sopra il livello del mare, circa. Ho mangiato solo una merendina stamattina, un po' di caffè, e ho già bevuto 2 litri di liquido. Guardate,
La strada continua, è tutto in salita così. Non così, ma lunga, non finisce più. C'ho il culo che mi fa male. Gambe mi fanno male. C'ho una sete porca. C'ho la riserva di acqua di 7,50 della borraccia, ma la tengo lì di riserva. E ho finito la bottiglia. Male il culo. Ah, mi sono fermato un attimo qua nella galleria, che c'è un fresco e c'è l'asfalto, bello asfalto. Mi piace sterrato, amo la polvere, però adesso ho le balle piene. Asfalto, asfalto, speriamo che ci sia. No, mi sa che la finisce, c'è un stop, mi sa che finisce. Me lo godo un po', asfalto, asfalto, asfalto. Allora, altra Radler andata al Polpelmo, bella ghiacciata. Allora, ho sbagliato strada, a dire il vero no, perché c'era il cartello Parenzana e 12, se non mi ricordo, che è la ciclabile che fa Gibilterra, Atene. A un certo momento, adesso stavo guardando la mappa e sono fuori rotta, devo tornare indietro. Fortuna che sono sulla strada di Buie, qua ad Istria, che poi mi porta giù a Porto Rose. Invece se seguivo la ciclabile, quella che va ad Atene, mi portava giù a Novigrad, vicino Parenzo. Quindi ho dovuto tornare indietro, dovuto alla birretta, e adesso sono sulla strada che mi porta a Buie e poi cerco di congiungermi di nuovo sulla Parenzana che porta a Porto Rose. Purtroppo i cartelli a volte non sono perfetti. In compenso sono andato là sotto con la bici. In compenso adesso c'è asfalto e si va un po' più veloce. Quanto adoro la Radler al Polpelmo. Per chi non la sa, la Radler è la birra messa o al limone. Di solito al limone la vendono. Qua in Croazia, in Slovenia, la fanno anche al Polpelmo. Che bella torre. È bella ghiacciata, va giù che è un piacere. Poi a pochi gradi, quindi non ti alcolizzi. In più prendi i sali minerali della birra. È un integratore, dai. Solo che avresti voglia di berne di più. Guardate che bella torre. Vabbè, dai, andiamo avanti, se non mi distrago di nuovo. E c'è anche una discesa. Porto Rose, 15 km in Slovenia. Mi fermo a questo discount, faccio un po' di spesa, mangio perché ho fame. Allora, non sapevo cosa. Tanto guardatemi. Allora, ho preso un pacco di merendine, cosa? E poi ho preso sta roba fluorescente che dovrebbe essere tipo un Gatorade. Proviamo. Minchia, è giallo e fluo. Va bene, dai, questi sono quei momenti che ti mangi anche un bufalo. Comunque la bottiglia è fluorescente, è gasata, devo sgasarla, però dice che è isotonica. Vabbè, staremo a vedere. Pensate, amici, adesso in questo momento, mentre stavo mangiando, mi è venuto in mente il mio lavoro. Tante volte devo operare con persone di un certo livello, culturati quanto, e se mi vedono in questo momento credo che dicono questo non è a bolla.
però a me piace un sacco vivere queste emozioni, anche stare seduto per terra così nel semisporco non è un problema, mi sento vivo, libero, e anche la gente che mi guarda quando passo è eccezionale. Non è il pranzo ideale degli sportivi, ma io non sono sportivo, quindi poi frutta mi seccava a prenderla perché ho paura che mi faccia cagotto. Poi un po' di zuccheri, un po' di schifezza, ma dato la brucio subito. Comunque ho ritrovato i cartelli della Paranzana, stavo per andare. Dopo 100 metri mi sono fermato perché mi stava riportando indietro verso Parenzo. Allora ho fatto inversione, ho trovato questo supermercato e adesso dovrei andare giù di là e dice che a Piovania sono 5 km, Porto Rose 15. Quindi capirò anche dove ho sbagliato l'altro ieri. Certo. Io pensavo di trovare la ciclabile, invece era la statale da prendere. Comunque il ritorno a Capodistria, non faccio la Parenzana che arrivo dalla Muggia lì vicino al centro vacanze, ma entro a Capodistria, prendo Parancarano, così entro a San Bartolomeo e così arrivo a Muggia, arrivo a farmi anche un bagno, una doccia, poi mangiamo qualcosa e poi mi monterò la tenda e via. Però figa sta bottiglia, la metto dietro così in piedi, così mi si vede, molto bella. Allora, per chi non se le ricorda, l'Istria era dell'Italia prima, quando è finita la seconda guerra mondiale. Questa è una casa cantoniera con la scritta casa cantoniera sopra. Harry è come di nuovo sulla Paranzana. Allora, l'altro giorno mi sa che non avevo sbagliato, perché io mi aspettavo una ciclabile come l'erano in Slovenia. Invece qua adesso ho visto che era un sentierino che passava giusto la bicicletta. E quindi ero giusto l'altro giorno. Ecco la Paranzana, frena, torna indietro. Ecco, vi faccio vedere, scusate. Ecco, vedete, a un certo momento i sentieri sono come questi. Ci passa giusto la bici, però è segnato Paranzana Markovac, quindi siamo giusti. Mi è preso anche male, cagotto, ho dovuto fermarmi di colpo. E quando sono accaldato probabilmente, perché mi era successo anche quella volta col monopattino, non so se vi ricordate. Va bene, dai, andiamo. Erano due ragazzi italiani, no, lui è straniero, lei è italiana, doveva essere di Napoli lei dall'accento, Salerno, Napoli. Comunque gli ho detto com'è la strada, loro dormono in tenda e gli ho detto sì, di fare le scorte di acqua perché dopo lì in mezzo al bosco non hanno niente e quindi è meglio che si faccia una scorta d'acqua, dopo dormono in tenda loro. Io arrivo fino a Muggia. Diciamo che di tutto il viaggio questi sono i primi che mi sono messo a parlare. Bello così, ti trovi tra i viaggiatori, una chiacchiera e stavano andando a Parenzo loro. Io ho detto guardate sono partito stamattina, poi mi hanno visto che ero con gli infradito, ma tu stai viaggiando così? Gli ho detto sì perché ho dimenticato le calze a casa. Oh Dio santo, il vecchio van life le combina più di Bertoldo. Come diceva qualcuna, il Pirletti, la Lucy. vabbè. Andiamo avanti, adesso è migliorato lo sterrato. Ah,
c'è un po' di casino, perché qua abbiamo il cartello che mi dice di andare a destra, ma io sono arrivato da laggiù che c'era questa strada qua, e qua mi dice il cartello che sono qua, attenzione attraversamento della strada principale, quindi presumo che devo andare di là. Speriamo di non perdere di nuovo la Parenzana. Molto probabilmente io l'altro ieri, quando ho visto la strada che era così e non bella, non pensavo che era la ciclabile, e quindi io sono andato verso Umago, che questa è la strada che va anche a Umago. Vabbè, dai, stavolta l'abbiamo azzeccata. Però sai, uno si aspetta una ciclabile, non un sentiero così di campi. Vabbè, l'importante è averla ritrovata. Ho trovato il punto dove ho sbagliato. Dall'altra parte della strada ero, bastava che ero di qua della strada e seguivo questo sentiero qua, ma non è segnalato laggiù in fondo e laggiù, e quindi non immaginavo che questa poteva essere la ciclabile. Difatti ero lì che guardavo la mappa, ero sulla strada, e dopo sono tornato indietro, ho girato a sinistra verso Umago e sono andato a Parenzo per la statale, e quindi ero sul giusto, non avevo sbagliato. Solo che a un certo momento, dopo, il sentiero qua è brutto, ero andato sull'asfalto e vabbè, dai, sono contento di aver capito dove è stato l'errore. È un caldo porco, comunque è incredibile. L'altro giorno venivo al contrario e c'erano gente che andava al contrario. Oggi sono io che vado al contrario e gente va al contrario. Non ho visto nessuno nel mio senso di marcia. Comunque, credo che una trentina di persone ho visto oggi. È tosta anche questa, Salite lunghe. Sto andando su in prima, è che c'è talmente umidità che mi scivolano le mani e non riesco a cambiare marce. Ah, qua è il punto dove mi ero uscito dalla Parenzana ed ero andato sull'asfalto. Mi ero messo il giubbottino perché pensavo che non era questa la Parenzana, visto come potete vedere non è che è tenuta bene, ci sono le erbe in mezzo, e quindi non credevo che questa fosse la Parenzana. E poi per la mia bici qua non è il suo non è uno sterrato bello battuto, ci sono sassi e roba, quindi mi rallenta la corsa. Ecco perché avevo abbandonato ed ero andato sull'asfalto, e poi io mi ero perso, diciamo, ma ero giusto. Vabbè, così dai, sono contento perché almeno ho fatto l'andata. Ecco qua il punto che mi ero messo il giubbottino. Opla, che mi ero cambiato. Eccoci qua. Opa. Difatti, non so se vi ricordate, c'era quel cartello lì e la strada continuava, e non sapevo se era la Parenzana perché non c'era altri cartelli. Quindi quando sei in viaggio, se non si hanno tante informazioni, può succedere come è successo a me. Però sono contento, dicevo, perché così ho fatto un giro da una parte e un altro giro dall'altra. Così ho fatto un bel giro e adesso torno. Adesso sono praticamente sulla strada dell'andata. Vi farò vedere qualcosetta, vi dirò dopo a fine serata com'è andata, e poi basta, chiudiamo questa serie di video. Vi parlerò anche un po' della bicicletta magari in un altro video, e del carrellino. Dai, a dopo! Ed eccoci, guardate che percorso meraviglioso! Qua era in discesa, andavo via, che era un piacere, fantastico. Ormai siamo alla fine del viaggio e tante emozioni vissute in poche ore, in pochi giorni. La bici sa regalarti veramente tantissimo. Ed eccomi qua, vicino al confine con la Slovenia, dove sono le risaie. Cosa, Max? Risaie? Sono saline, Max, sono saline. Le hai viste 2 giorni fa. Ah, si vede che eri proprio stanco, Il parco naturale,
bello sto posto, mi piace. Un attimo di riposo, mi godo il panorama. E pensate che l'altro giorno ero qua a quest'ora, stavo andando su e adesso me ne torno giù. Che figo. Là c'è Porto Rose. Devo andare tutta quella strada là. Arriverò stasera per le 10, 9, anche oggi farò il tardi, se no mi fermo a Capodistria sul lungomare. Vediamo dopo, dai. Manca 500 metri al confine con la Slovenia, poi è tutto asfalto. Sono proprio contento di aver fatto questa ciclabile. A parte due punti che ho sbagliato, però bello. Bello, bello, un'esperienza fantastica, e anche farla da sola non è male, sono proprio contento. E comunque devo ammettere che le gambe problemi non ne hanno, si sentono appena appena. Però sono a posto. Non credevo di riuscire a fare nuovamente un viaggio di tutti questi chilometri senza allenamento, senza niente. Qua arriva un'auto. Cosa fa questo? No, in mezzo ai coglioni. Vabbè. Eccola, l'albergo sul confine croato e via. E adesso è tutto asfalto e a Muggia in qualche ora arriviamo. Ecco, una mezz'ora fa più o meno eravamo lassù, che c'era il belvedere, che si vedevano le risaie. Max, ma te son proprio mona, ciomo! Sono saline, non risaie. E adesso le vediamo da qua sotto. C'è anche un museo e leggevo che raccolgono il sale ancora con i vecchi metodi che si facevano una volta. Anche stasera vedrò un bel tramonto come quello di ieri sera e tutte le sere che ho visto qui questa magnifica estate. I tramonti sono sempre meravigliosi e non sono mai uguali uno all'altro. Everything I've seen, friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say. Alla fine, l'altro giorno per andare in Croazia, al confine qua in Slovenia da Porto Rose, ho sbagliato strada, ho fatto delle colline, che non era la Parenzana. Non so se vi ricordate che stavo spingendo la bici. Praticamente bastava entrare dentro il campeggio, si congiunge alla spiaggia che è la Parenzana. Infatti adesso mi sono trovato dentro il campeggio, sono uscito, nessuno mi ha detto niente. E adesso sono qua nel porticciolo di Porto Rose. Guardate che barche. Quindi ho fatto una fatica immane l'altro giorno per niente, però anche questo fa parte del viaggio, dai. Fantastico. Adesso devo capire come uscire qua dalla marina. Oh, Dio santo. Washed in every shade of green and all the colors. Non so se si vede il quoziente bestia che sono. Sono seduto per terra a mangiare. Ed eccoci amici, bentornati. Allora, altro ambiente, sono dentro Moulin, sto chiudendo il video che avete appena visto e vi voglio raccontare un po' di emozioni e cose che ho vissuto in questo viaggio, delle considerazioni. Come avete visto, oggi è stata veramente faticosa. All'andata era rischiosa perché ho dovuto fare la statale da Parenzo, cioè da Umago a Parenzo, scusatemi, e questa volta finalmente ho trovato la Parenzana ed è stata
una cosa incredibile veramente. Allora, come è nato sto viaggio? Sto viaggio, come l'avevo detto, è nato così, da in punto in bianco, tirando fuori la bicicletta, il carrellino, facendo dei 4-5 giorni di prove. Ho visto che potevo reggere, ho detto voglio buttarmi in questa nuova avventura. Avevo pochi giorni disponibili e quindi ho detto vai, andiamo, voglio fare. Era già anni che ne sentivo parlare di questa Parenzana, l'avevo fatta col monopattino nel 2020 e devo dirvi che la cosa mi incuriosiva. Il fatto di tutti i miei viaggi è proprio il fatto della curiosità, il prendere, partire, scoprire posti nuovi, gente nuova. E come sapete la vita in van e poi anche col minivan mi sta regalando questo. Però anche la bici ho voluto provare di nuovo l'esperienza di 10 anni fa, nuovamente. 10 anni fa ero andato in Austria, anche lì una settimana, 400 km circa, come questo viaggio, però tutta montagna. Dovreste vedere il video sul mio canale. Se mi ricordo, vi metto la scheda. Quindi, detto ciò, quindi, come avete visto, prima tappa grado, dopo aver lasciato i miei cugini, sono partito ed ero veramente da solo. Quando viaggi, tante volte lo dico sempre, non pensi a niente, perché sei talmente preso a vedere quello che ti sta attorno, a sentire, a toccare, ad annusare, i sensi si attivano e i pensieri se ne vanno, specialmente quelli di quotidiani, i problemi che tutti abbiamo, come io compreso, non pensate che sono esente da questo. Quindi quando sei in viaggio, devo dire la verità, la cosa è meravigliosa, perché ti mette in questo sorta di limbo, diciamo, di questa tua nuvola personale, dove che ti fa stare bene. E devo dire che gli ultimi mesi sono qua sul lavoro ed è veramente pesante la situazione, gente agitata, tutto quanto. Infatti ho anche un piccolo dolore, penso che sia dovuto allo stress. Mi auguro che non mi succeda come 10 anni fa, che dovrò subire una piccola operazione. Vediamo, infatti, scusatemi. Quindi torniamo al viaggio. Avevo delle aspettative altissime su questo percorso qua e la Slovenia, devo dire la verità, mi ha entusiasmato, veramente tutto bello sicuro, asfaltato, segnalato. La Croazia sotto certi aspetti mi ha deluso, l'avete visto, non trovava, sembrava che la strada non era quella, qualche cartello c'era, un po' alcuni punti trascurati, peccato perché dicono che è una delle più belle ciclabili che ci sono, dovrebbero investire un po' di più, anche perché se tu stato investi, comunque la gente ti viene e poi ti spende. Io comunque in questo viaggio dovrò aver speso, non so, sui 150 euro, credo. Non ho fatto i conti questa volta e neanche non mi metto a farli, però non ho speso tantissimo, devo dire la verità, io credo che in una settimana dovevo aver speso sui 100-150 euro e tutto risparmiato il fatto di non mettere il gasolio, viaggiando in bici c'hai le tue gambe e via. E poi devo dire la verità, sono rimasto affascinato in Croazia di questi vallate, di questi panorami, quando attraversavo i ponti, passare in mezzo al bosco e immaginavo, l'ho detto anche nel video, no? Immaginavo le storie delle persone che facevano questa tratta da Trieste a Parenzo, Parenzo Trieste, chi magari vendeva qualcosa, chi andava a trovare parenti, amici, chissà quante storie ci sono dietro questo percorso qua. E chissà anche che problematiche ci siano state, e la mia mente era lì che lavorava, immaginava cosa poteva essere. Stiamo parlando degli anni 30, 30, 40, cosa, quindi una cosa tutta diversa dal giorno d'oggi. Poi il fatto di sentirmi vivo, devo dire la verità, quando sono questi viaggi qua, lo ripeto, lo dico sempre, ti senti veramente vivo, rinato, ti dai una sensazione di benessere, altro che psicologi, altro, cioè è vero, ho fatto fatica, sono dei punti che volevo veramente mollare perché la bici, come me l'avete scritto nei video precedenti, non era idonea, l'ideale era avere una mountain bike, una bici elettrica assistita. Però non è per me quelle cose lì. Sì, è bello, ho avuto anche la possibilità di provare una bici elettrica e quest'estate passata ci poteva essere anche un viaggio interessante con un'azienda che produce questa bici. L'avevo conosciuta in fiera a Bologna, ne avevamo parlato, gli avevo buttato giù un programma, poi non so perché non ho voluto approfondire la cosa.
però il viaggio in bici ho voluto farlo, e se anche se ho fatto la fatica, devo dire la verità, mi è piaciuto, perché mi sono messo nuovamente in discussione. Sapete, gli anni corrono, ormai 51 ce ne sono, non che sono vecchio da buttare, però non ho neanche l'energia di uno di 20, di 30 anni. E capisco le persone della mia età quando prendono una bici elettrica che cominciano a pedalare. Bene anche quello, non la rinnego del tutto la bici elettrica, perché dà la possibilità alle persone magari non allenate, non che hanno fatto sport nella loro vita, riuscire ad andare anche in bici. Quindi non rinnego la tecnologia, l'aiuto. Però a me piace ancora ragionare la vecchia maniera, fare la fatica, riuscire a raggiungere il proprio obiettivo. Ed è una cosa che veramente mi dà energia. Ripeto, sono ripetitivo, però voglio farvi capire questo, che comunque se vogliamo, e se lo vogliamo, tutti i nostri obiettivi li possiamo portare a termine. Magari non li porteremo a termine a livello sportivo, nel senso lo faccio in 3 giorni un viaggio, lo ci metterò 5-6, però già il fatto che ti metti in discussione, che cominci a fare il primo passo, la prima pedalata in questo caso, credetemi, quando riuscirete a portare a termine il viaggio, avrete uno dei bei ricordi e due sarete soddisfatti di quello che avete fatto. E non dico che dopo bisognerà vantarsi di questo, pavoneggiare, però è una tua sfida personale. Anche il viaggio in monopattino, c'è chi l'ha fatto con l'elettrico, c'è chi viaggia con l'elettrico. Io ho voluto farlo quella volta con il muscolare. E ci sono riuscito, e sono riuscito anche a battere le giornate di quello che l'ha fatto con l'elettrico. Quello con l'elettrico, se non ricordo male, ci ha messo 11 giorni e io ce ne ho messi 8. Pensate, 8 giorni per andare da Milano a Roma con monopattino, da 100 euro. E qua sono riuscito a fare un viaggio bellissimo con una bici da 100 euro, senza prestazioni. Devo dire però che il cambio era eccezionale. Ha funzionato bene, e anche quando mettevo la prima avevo capito come gestirlo, non dovevo pedalare veloce, ma pedalare con calma, seguire, andare piano, e comunque sono riuscito ad andare avanti. In certi punti ho dovuto spingere, devo dire la verità, ho spinto, però è anche quello il bello di questo viaggio. Bene, che dirvi, siamo alla fine di questa serie di video, sono stato entusiasta di averli fatti, non li ho fatti in live perché ho ricominciato a lavorare, e pensate, questo video qua sono passati 10 giorni che l'avevo iniziato e l'ho finito oggi. Adesso cosa succederà in avanti? I prossimi video vi farò vedere momenti col minivan, ho fatto delle giornate nei pochi giorni liberi che ho avuto, e ho anche la recensione dello scatolotto famoso per l'internet all'estero. Credo che il prossimo video sarà quello, e poi metterò in coda quelli del minivan. Siamo a dicembre, manca poco. Quest'anno purtroppo non sono partito a fine novembre, ho dovuto restare in Italia per motivi professionali. Sono andato anche in Germania, ho fatto 20 giorni in Germania, e quindi non so dove andremo. Penso che farò qualche giorno io da solo col minivan, qualche giorno con la Lucy, col Moulon, non sappiamo dove andare, non abbiamo deciso niente, non ho deciso niente, perché la Lucy di solito mi asseconda su dove vogliamo andare. Stiamo vedendo dei video di tariffa, e me li fa vedere, mi sta mandando i messaggi, purtroppo non ho tanti giorni disponibili perché avrò solo 20 giorni, e affrontare una spesa di 7000 km per 20 giorni secondo me non ne vale la pena, visto i costi che ci sono. Però il richiamo di tariffa c'è. Di solito quando dicevo a Lucy torniamo tariffa, lei diceva cosa, sempre lì andiamo, l'abbiamo già vista, bisogna vedere posti nuovi. La capisco, lei non ha viaggiato tantissimo nella sua vita come me, però già che mi sta facendo vedere i filmati così, credo che siano dei messaggi subliminali. Speriamo di riuscire a partire, perché come dicevo qualche minuto fa, ho dei dolori alla schiena, e non è dolori di schiena, credo che siano dolori di calcoli. Ne ho avuti 10 anni fa, sono stato bloccato per un po', per 6 mesi ho dovuto portare una cannuccia, non so come si chiama, un extender, per far riuscire a passare questi calcoli. Spero di evitare quello che ho avuto 10 anni fa, perché non lo auguro a nessuno. Adesso ho preso già degli antidolorifici. Sono qua bello seduto, fermo, sento che fa male, aspetto ancora 2 giorni prima di andarmi a farmi vedere, perché magari può
potrebbe essere solo un dolore muscolare, ma da come lo sento ho paura che stavolta ci risiamo di nuovo. Speriamo di no, perché ho voglia di partire, ho voglia di rilassarmi, ho voglia di vedere qualcosa di nuovo e ho voglia soprattutto di condividerlo con voi. Che dirvi? Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mettetemi i commenti sotto, mi piace leggere i vostri commenti, li rispondo tardi come potete vedere, ma sono veramente preso dal lavoro e quindi tranquilli, prima o poi vi rispondo. Grazie, a mille a tutti quanti, ciao!